Ciao a tutti, oggi è martedì 19 giugno 2018, mi trovo nel vialetto, quello che c'è dietro la piscina dove ci sono i campi gioco. Allora, vedete qui, ci sono campi da volley e là c'è il campetto del calcio a 5. Allora, voglio farvi vedere una cosa innanzitutto. Allora, inizio di qua. Vedete? Qui c'è un quadro elettrico che è sempre stato chiuso. Allora, adesso è aperto. È aperto anche il controbattente del quadro, vedete? Allora, per conto mio, in questa zona qua c'è l'ingresso, ovvero passano di qua, salgono su questa piccola cabina e vanno di là. Vanno a fare i loro porci comodi. Vedete? E poi dalla parte di qui escono tramite i giochini. Allora, vedete, qui ci sono degli assi di legno che prima non c'erano. Queste qui sono le fascette delle porte, probabilmente hanno portato via anche qualche porta. Però vedete qua? Qui c'era una catena con un lucchetto. Lo volete sapere che fine ha fatto? Guardate, seguitemi. Guardate qui. Vedete qua? Dove c'è il cardine? Vedete? Qui c'è il lucchetto. A questo punto qua c'è il lucchetto. Vedete lì? Il lucchetto con la catena che penzola. Bene, allora adesso mi devo incazzare. Questo perché l'anno scorso in questo periodo sono stati iniziati i lavori per la sistemazione della piscina, spesi quasi 40.000 euro, quasi 39.000 e qualcosa. Allora, soldi buttati. Allora, chi è che paga? Chi è che paga il cittadino adesso? Chi è che rende i soldi al cittadino? Questo che io voglio sapere. 40.000 euro buttati via. Possibile che in questo comune ci devono essere delle persone che non sanno fare il loro lavoro, che non sanno amministrare? Pertanto così, per avere la piscina nelle stesse condizioni che c'erano 2 anni fa, non si toccava niente e si risparmiavano 40.000 euro. Certo che qui abbiamo della gente che sa fare i conti, e non voglio dire altro. Guardate qui in che stato siamo. Guardate. Io adesso questo video qui lo metto su YouTube, no? E faccio vedere tutto lo schifo che c'è in Alessandria. Perché poi dopo vanno a sistemare le strade in centro. Strade che magari hanno poco da fare, però bisogna sistemarle. Però dove veramente c'è quello che non va, lo si lascia stare. Guardate, prendono
fanno le strade in centro, Corso Roma è un disastro dopo solo un anno che è stato consegnato alla cittadinanza, ha cominciato ad avere i suoi problemi. Via Rossini, esattamente sul fianco dell'ex mercato ortofrutticolo, e l'università sono anni e anni in uno stato pietoso che non puoi neanche camminare, dove non può una carrozzina passare ed è obbligata a transitare in mezzo alla strada. Eppure sono anni, anni e anni che non si fa niente. Ma è mai possibile una cosa del genere? Da notare una cosa, vedete? Al di là di questo cancello c'è il parco della Lombardi. Guardate qui. Qui c'è il lucchetto, vedete? Qui abbiamo il lucchetto che è tutto chiuso. Ok? Però che cosa c'è? Venite qua da me, venite che vi faccio vedere, perché qui noi in Alessandria paghiamo gente che deve controllare la città, però che non lo fa, che non so io per cosa paghiamo questa gente a fare. Qui c'è un buco nella rete e qua c'è un altro, guardate qua, ci passa un autobus qui. Vedete? Guardate, io adesso vado in Parco della Lombardi. Sono in Parco della Lombardi. E già che sono qui, vi faccio vedere. Un giorno hanno pulito il palazzetto dello sport, hanno potato piante, robe varie. E c'era un tizio che buttava tutta questa roba. Ci ho detto, perché la butta qui? No, perché viene a Magambiente che la viene a pulire. E qui è già passato un mese e mezzo, la roba è sempre qui. Allora, c'è gente, non so adesso io se è personale comunale o è personale di qualche cooperativa. Quando si dà il compito di potare, la roba la si porta via, non è che la si abbandona nel primo posto possibile, perché qui adesso bisogna pagare Amag Ambiente, no? Che venga a raccogliere questa roba. Allora il lavoro di potatura del palazzetto dello sport viene pagata due volte e lo paga il cittadino. Questo bisogna mettersi in testa. È mai possibile che non ci si arrivi con la testolina? Ma proprio abbiamo dei dirigenti che non sanno fare il loro lavoro, che non controllano, che non sanno fare i contratti con questa gente. I contratti vanno fatti e preteso, se c'è una potatura o un taglio dell'erba, si portano via la roba, non è che la lasciano sotto le panchine o sotto i tavolini o sotto il tappeto di casa, eh? Questo non va. Va bene, io da adesso sono passato in Parco Lella Lombardi, vi saluto e saluto anche, vedete qui, le telecamere che non funzionano, vedete? Guardate qua, telecamera amica, certo, talmente amica che non funziona, vedete qui che hanno chiuso questo cancello che non si può chiudere, perché probabilmente mettono la colla dentro il nottolino e allora che non si può più chiudere. Infatti qui ha messo i cavalletti,
la città dei cavalletti. Alessandria, la città dei cavalletti. Ok, ciao e arrivederci.